Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui tornati in un nuovissimo episodio di Pokémon Platino. Mi trovo qui perché nello scorso episodio mi sono dimenticato di affrontare i due allenatori. Off camera ho provato il cercasfide, ho riaffrontato questo allenatore qui, l'avventuriero, e ho portato Gyarados a livello 26. Purtroppo Grotol è ancora KO e non ho i revitalizzanti, quindi non l'ho potuto allenare, e Staravia è rimasto fino a livello 23. Però qui sotto, se vedete bene, ci sono due allenatori. Quindi basta andare qui sotto e si possono affrontare. Un po' se riusciamo a parlarci. Facciamo così, facciamo prima. Lo aspettiamo, perfetto. Lì c'è anche uno strumento. Buizel è livello 18, bene. Forse passiamo anche al 24. No, forse è sicuro, eccolo. Siamo in svantaggio, però ce la possiamo fare. Siamo attacco rapido. Bravissimo Staravia, Glicker. Siamo attacco Tala. Devo stare attento. Per fortuna che leva poco. Molto bene. Sto messo veramente una merda. Vediamo se ho... Sì, per fortuna, eh. Allora, saliamo un attimo qui, così prendo quest'altro strumento. Qui c'è un altro avventuriero, che però, mannaggia, mi sa che devo cambiare con Gyarados. Eh sì, perché non posso usare gli attacco Tala, non gli levo niente. Poi se mi usa Sassada, vabbè, finché fa così per me non è un problema. Ancora Geodude. Facciamo un doppio team, va. Vabbè, però, madonna, non va sto doppio team. Ho tre volte l'ho usato. Abbiamo morso. E comunque gli levo tanto. E sì, lascio sempre Gyarados. È un peccato quando non si possono allenare bene i Pokémon. Volevo usare Grotol qua. Però purtroppo è sfinito. Prendiamo questo strumento. Cioè, raga, ma che bucio di culo c'ho. Quindi qua possiamo usare anche il cercasfide. Usiamolo immediatamente. Anche se non ho pozioni, però perlomeno l'abbiamo tirato su. Sì, adesso preferisco mandare al 25 Staravia, eh. Tanto ci manca poco. Ok, perfetto. Quanto deve durare? Ok. Allora, lì c'è un altro strumento. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Mi sa di no, eh. Sì, da qua non si può andare su. Mi sa di no. Da qui ci si può andare solamente con la bicicletta. Ah, qua... Ma pensa te, non ci ho pensato che stavamo vicino a Mineropoli. Qui c'è il centro Pokémon, vabbè. Raga, ogni tanto mi rincoglionisco. Ok, allora adesso passiamo anche al market, perché voglio prendere qualcosa di utile. Soprattutto i revitalizzanti e le super pozioni. Prenderò sicuramente anche dei repellenti. Cioè, un po' di tutto, ho pure le Mega Ball. Dove sta però il market qui? Ma qui ora si può andare?
Sì, possiamo tornare indietro volendo. Però volevo tornare dove ci siamo interrotti nello scorso episodio, perché lì c'erano altri allenatori. Poi voglio vedere cosa c'è. Prendiamo sicuramente delle super pozioni. Se abbiamo un po' di soldini, ne prendiamo 10. Ok. Antidoto ne prendiamo 1. Antiparalisi ne abbiamo 0, ne prendiamo 2. Sveglia, ah ce l'ho, ok, quindi no. Fune di fuga ne prendiamo, ma facciamo due. E repellenti, altri 10. Vediamo se c'è qualcos'altro qui da prendere. Pokeball ce l'abbiamo, ne abbiamo 20, quindi non ne prendo altre. No, parliamo anche con lei. Magari delle curaball, ecco qua. Rete ball e timer ball. No, prendo delle curaball, va. Ok, facciamo così. Ragazzi, ho speso un po' troppi soldi, eh. Allora, voglio darvi la buona notizia. Voglio darvi la buona notizia che ho deciso finalmente i membri del mio team. Cioè, 5 erano già scelti. Già sapevo chi volevo. Mentre uno era ancora in dubbio. Invece poi, andando sul sito Pokémon Central Wiki, ho potuto trovare il Pokémon che prenderà parte al team. Qui serve la bicicletta, vero? Sì, la usiamo perché facciamo anche prima. Molto bene. Visto che dobbiamo tornare indietro, io poi usiamo subito un bel repellente. Qui si possono trovare Pokémon a livello 19, molto interessante. Comunque qui penso che ci tornerò off camera per usare il cerca sfide, per allenare di più la squadra, perché sto andando un po' a rilento. Ok, quindi siamo arrivati. Adesso leviamo la bicicletta. Ok, e affrontiamo lui. Ok, Onix, foglie lama. Guardate quanti punti esperienza, ragazzi. Sì, non mi interessa adesso il repellente. Qui c'è un tipo lotta. Qui ci stava bene Staravia, però non fa niente. Teniamo sempre Grottolo. Adesso toccherà a lui. Siamo morsi, anche se non è efficace, però tanto. Ok. Sottostrumento. Mega Ball, ok, perfetto. Poi sono curioso anche di vedere il Pokémon che uscirà dall'uovo. Come faccio invece a affrontare quel pescatore lì? Magari mi servirà Surf. No, Nospass ci dà tanta esperienza. Dovrebbe. Infatti. Per fortuna che abbiamo Bidoff con spaccaroccia. Ok, questi sono strumenti utilissimi, soprattutto nella Lega. L'Edere va sempre comodo qui, vediamo chi si trova. Ragazzi, non ricordavo che Ralts si trovava qui, però voglio dirvi che Ralts sarà il quarto membro della squadra, quindi cercherò di non fargli troppo male, anzi faccio un save state. Ok, usiamo Morse. No, Morse ho sbagliato. Merda, ho sbagliato. Sì. Quindi facciamo foglie lama. Ho capito, ma come faccio allora a non fargli male? Assorbimento. Ok.
Adesso ti prego, Mega Ball. Anzi, proviamo una cura ball. Così già ce l'abbiamo curato. Uno, due, tre. Preso. Benvenuto, Ralts. Dovrebbe già conoscere. Non ho fatto caso se è maschio o femmina, comunque non importa, voglio solamente vedere le statistiche e gli attacchi. È una femminuccia. Conosce teletrasporto, guardiamo le info. Attacco 16, difesa 16, attacco speciale 22, difesa speciale 15, velocità 25. Abilità sincronismo, trasmette scottatura, veleno o paralisi al nemico. Ottimo. Confusione, doppio team, teletrasporto e Fortune Canto. Non ricordo che mossa è. Vediamo un po'. Chi la usa intona una formula magica rivolta al cielo, impedendo al nemico di sferrare brutti colpi. Ok, potrebbe essere utile, ma per ora. Intanto io... Ah, tanto sono 25-25-26 Gyarados. Posso anche metterla per prima. Poi se vedo che i Pokémon avversari sono troppo forti, ovviamente dovrò usare il condividi esperienza. Intanto qui trovo un Badie. Confusione super efficace. Andiamo qua ai punti. Neanche pochi. Qui c'è un tipo lotta, vero? Ah, roccia anima. Questo sicuramente potenzia le mosse di tipo roccia. Non c'ho voglia di andare a leggere, però immagino che sia così. A che livello si evolve Ralts? Non me lo ricordo. Sembra proprio al 20. Mime Junior. Eh sì, non gli faccio niente, è ovvio. Eh sì, usiamo Gyarados con morso. Bonsly, non ricordo che Pokémon è, quindi rimetto Ralts. Ok, quindi è super efficace. No. Perfetto. Poi vediamo un po', qui c'è una casetta, leggiamo anche il cartello. Casa del signor Bacchini, Bacchi il regalo. Vabbè, entriamo tanto per, magari ci dà qualcosa di interessante. Sicuramente Bacche, perché c'è la casa del signor Bacche. Fate attenzione a leggerlo bene, sennò diventa volgare. Ah, vabbè, potrebbe essere importante, anche se comunque io le Bacche non è che le uso. Sicuramente sbaglierò, perché sono utili, però. Ok. Anche se io vorrei tornare indietro, però, per vedere cosa c'era lì. Se no potrei farvi un taglio, così il video non viene troppo lungo. Sì, siamo arrivati in una nuova città. Che succede? Sfida. Ok, ci andremo sicuramente, però voglio andare prima indietro. Quindi ragazzi, faccio un taglio, ci vediamo direttamente lì. Palestra Pokémon di Cuoripoli, capo palestra Fanny. Danzatrice con passione e fascino. Non ho capito però di che tipo è. Adesso vediamo. Capirai, questo è pieno di enigmi allora. Vabbè. Proviamo. Lì ci sta questa. Stiamo attenti a non sbagliare. Te pareva? Allora ragazzi, non gli levo niente, quindi è meglio usare
Gyarados. Perfetto. Ralsei al 19 mi fa molto piacere. Adesso gli do il condividi esperienza, dato che non posso proprio usarla. Nel prossimo episodio però credo che la porterò fino al livello 26-27. Questo è il condividi esperienza che non mi ricordo. Strumenti base, dovrebbe trovarsi strumenti qua, eccolo qui. Dai, Arals, molto bene. E a questo punto, ragazzi, mettiamo Grotol, visto che sta a livello 25. Anche Staravia, però, Grotol ha morso. E quindi famo così, sì, così. Ok, adesso andiamo avanti, ci sta questa, eccola qui, non te nasconde che te vedo. Dobbiamo anche curarci, siamo messi proprio male. Vabbè, che cazzo però. Allora, eccoci qua, ragazzi. Sto tornando indietro, ho curato Grotol. Non ho preso i revitalizzanti, ma cercherò di starci più attento. Di nuovo Gastly, passiamo anche al 26. Molto bene. Grande Grotol. Ralsei al 20. Sorpresona, non me lo ricordavo. Adesso cerchiamo un altro allenatore. Quanti ce ne stanno qua? Ne vedo due. Uno sta qua e uno sta là. Ok. Bellissimo Hunter. Anche lui era un candidato. Però poi ho rinunciato perché non posso farlo evolvere in Gengar. Adesso lo curo subito, che sto facendo. Questo episodio, raga, scusate se ho fatto tanti tagli, Però meglio che viene corto, però con cose importanti, che più lungo con cose meno importanti, quindi. Bravo Grotol. Kirlia sta salendo velocemente, molto meglio. Poi adesso vediamo questa piastrella qui cosa indica. Se riesco a vederla magari. Ok, stella, quindi non può essere questa. È questa qui la porta, sì. Ecco qui. Allora. Sì, no, non faccio nessun save state.
Tanto sono sicuro di sconfiggerla. Spero di non essere troppo underlevelato. Bene. Bravissimo Grotol, 27. Mega assorbimento sì, ovviamente al posto di assorbimento. Sì, cambio Pokémon adesso e voglio mettere Gyarados. Così passa anche lui al 27. Te pareva? Ok, quindi sono di livello basso. Perfetto, grandissimo Gyarados. Stava per passare anche al 27. Dovrebbe darci, se non sbaglio, palla ombra. Spero. MT65, eh? Ombra artigli, benissimo. Allora, sì, passiamo di qua. È stato un bene concludere questo episodio così. Almeno abbiamo visto un'evoluzione, cioè una cattura, un'evoluzione e una palestra. Quindi, meglio di così non si poteva fare. Adesso, però, off camera mi devo occupare dell'allenamento dei Pokémon. Quindi, ragazzi, adesso io curo la squadra. Vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Platino. Non perdetelo. Ciao, ciao.